DHI è il Danish Hydraulic Institute, questo ente di ricerca danese che si occupa ormai dai primi anni 70 dello sviluppo di tecnologie per la modellazione del mondo delle acque. Tecnologie che devono sempre affrontare nuove sfide, quindi essere sempre più integrate con lo sviluppo della tecnologia moderna, quindi integrazione con app, integrazione con sistemi GIS, con i sistemi SCADA. È un'innovazione quindi che è mirata a fornire degli strumenti per rendere molto più semplice, molto più immediato l'analisi del comportamento dell'acqua in vari ambienti. Perché DHI è qui a Ravenna a partecipare, a dare un contributo all'Alta Scuola di Formazione? Perché questi strumenti possono essere veramente un aiuto e un supporto per tutti gli enti gestori che devono trovare, si trovano sostanzialmente ad affrontare la sfida di migliorare il servizio, migliorare la fornitura dell'acqua agli utenti, ridurre gli sprechi, ridurre le perdite ed efficientare la propria rete. L'Alta Scuola è quindi effettivamente un'ottima occasione per portare in un unico luogo tutti insieme i tecnici degli enti gestori e poter quindi vedere qual è il livello tecnologico disponibile ad oggi, cioè la possibilità di avere strumenti di modellazione delle reti, di analisi del comportamento della rete, di ottimizzazione della rete stessa e imparare quindi a utilizzarli per migliorare il lavoro quotidiano.